È un sentimento di orgoglio e onore quello che accompagna la mia prima partecipazione attiva ad un consiglio comunale. È anche un piacere, in quanto il consiglio comunale di Teglio Veneto, del comune dove vivo da 23 anni con la mia famiglia. Lo faccio da uomo libero e come capogruppo del gruppo consiliare Cambiamo Progetto Civico per Teglio, espressione diretta dell'impegno di un gruppo di cittadini mossi dalla passione e dall'affetto per il proprio paese. Abbraccio forte mia moglie Antonella e i miei figli Carlos e Valentina, i veri ispiratori del mio impegno per Teglio Veneto. Voglio ringraziare le 622 cittadine e cittadini tegliesi che hanno creduto nel nostro progetto amministrativo e hanno espresso il 25 maggio scorso la loro voglia di cambiamento. Noi siamo qui idealmente con loro e li rappresenteremo con forza e impegno. Ringrazio anche tutti i cittadini di Teglio Veneto che non ci hanno votato, ma che con la loro partecipazione al voto non hanno reso vano il sacrificio di donne e uomini che hanno combattuto per la nostra libertà. Suggerisco all'amministrazione ogni tanto di ricordarsi di mettere un fiore sulla loro lapide. Ebbene sì, lo confesso, sono friulano. Spero che per la lista al Tiglio ciò non sia un problema. Il primo Spivak, Daniele, era un ufficiale di Napoleone, arrivò a Udine dopo la campagna di Russia e mise su famiglia. Ebbe un figlio, Domenico, patriota e garibaldino, che per i suoi meriti fu nominato da Garibaldi comandante dei vigili urbani di Udine. Domenico ebbe tre figli, Udinese, Friulano e Italia. Udinese era mio bisnonno. Suo figlio Gino, mio nonno, ragazzo del 99, combatté la prima guerra mondiale e fu decorato con la medaglia d'argento al valor militare. Mio padre, Luciano, fu giovane partigiano. Non fu comodo per lui lavorare, soprattutto negli anni 60 e 70, presso la questura e la prefettura di Udine, vista la sua adesione alla CGIL. Onore, rispetto, libertà. Lui distillò, conservò questi valori, me li trasmise senza impormeli. Sono qui davanti a voi grazie a lui, uno Spivak. Grazie a tutti questi valori che sono in me, vi posso garantire che io non avrei mai preso ordini dai padrini di Venezia. Oggi inizia il nostro percorso come gruppo consiliare di minoranza. Con i miei compagni vogliamo partire da quei valori solidi e solidali che la nostra comunità ha in sé, grazie alla propria storia e cultura, che parla di lavoro, di campagna, di fatica, di forza d'animo. Vogliamo partire da qui, dal recupero di questi valori, per lavorare al fine di garantire un futuro dinamico e moderno per la nostra comunità. Modernità che deve essere intesa come sinonimo di qualità della vita, quindi servizi efficienti, ambiente, scuola, sostegno alle attività produttive, biblioteca, riqualificazione del centro storico. Così come previsto dal nostro programma amministrativo, depositato all'albo pretorio e distribuito poi a tutti i cittadini che allego. A questo punto chiederei al sindaco qual è il vero programma, perché quello che avete depositato l'albo pretorio è diverso da quello che avete distribuito ai cittadini. Chiederemo uno spazio comunicativo, bacheca, per il nostro gruppo di minoranza, in posizione centrale, di facile consultazione da parte dei cittadini, per far conoscere in modo diretto, partecipativo e democratico il nostro lavoro in Consiglio Comunale per Teglio Veneto. Trasparenza, partecipazione e legalità. Questi saranno tre cardini su cui non faremo sconti alla Giunta Tamai. Vigileremo su ogni singolo atto, questo per il bene del Paese e dei suoi cittadini. A maggior ragione ora, dopo le note vicende di corruzione e di servilismo agli interessi di pochi privati che hanno portato in galera a Pisa l'ex assessore alle infrastrutture della Regione Veneto, Renato Chisso, grande amico del sindaco di Teglio Veneto. A Teglio dobbiamo tornare al buon senso delle cose, nel rispetto dei figli che cresciamo, dell'aria che respiriamo, del lavoro che ci fa vivere e progettare, di chi è più fragile di noi, per rimettere al centro le persone e la loro quotidianità e garantire loro sostegno e serenità. Per questo, questa è una promessa, noi saremo presenti con energia e attenzione ovunque venga messo in discussione un diritto fondamentale come il diritto alla salute. Noi siamo preoccupati per il ruolo svolto dal sindaco Tamai nel volere l'ospedale unico a San Donà e lo smantellamento dell'ospedale di Portogruaro, che ricordo a tutti gli altri candidati della lista al Tiglio, a pagina 12 del loro programma elettorale, era ben chiaro che l'ospedale di Portogruaro verrà smantellato perché
andate a rileggervelo, per l'ospedale di Fortebraro è previsto solo pronto soccorso e dialisi. C'era scritto: noi siamo per il no all'ospedale unico, siamo per il mantenimento dei due poli ospedalieri, Fortebraro e San Donà di Piave, perché in questo modo si garantiscono ai cittadini cure di qualità e vicine, perché gli ammalati non sono solo utenti, gli ospedali non sono solo aziende, perché il portoguarese si trova a poca distanza da ospedali di eccellenza come Mestre, Treviso, Pordenone, Udine e Trieste, con i quali costruire una rete di collaborazione. Diciamo sì alla salvaguardia e al potenziamento dell'ospedale di Portoguaro e della sanità territoriale, medicina di base, lungo degenza, strutture riabilitative. Come ultima cosa volevo aggiungere che noi rivolgeremo un invito a tutti i cittadini di Tellio Veneto per la loro partecipazione e condivisione delle decisioni importanti che verranno prese nel futuro e che riguarderanno l'identità stessa della nostra comunità. Non si decida senza consultare i cittadini. Fine.